Ciao a tutti, ancora un altro fine settimana insieme. Adesso mentre vi parlo sono le 21:30 di venerdì, quindi i mercati sono ancora aperti. Faccio vedere un pochino quello che è successo oggi, ipotizzando che la giornata possa chiudersi così, anche se ancora c'è un po' di strada da fare. Oggi, come sapete, il non farm payrolls alle 14:30, quindi venerdì 14:30 negli Stati Uniti i dati del mercato del lavoro. Alle 14:30, quindi vediamo sulla prima slide quello che è successo come reazione anche in Europa, perché gli americani sono market mover. Ricordiamoci appunto i dati del PIL, giorni scorsi, mercati ancora forti, mercati ancora a rialzo, pochissima volatilità. Oggi, con il solito grafico super trend 3 minuti, avremmo avuto la possibilità di. Se è vero che abbiamo preso qualche stop prima perché i mercati erano ancora privi di trend, dobbiamo avere anche un po' la sensibilità di capire quando c'è un dato market mover e di magari attendere con calma qualche minuto dopo, piuttosto che andare a operare nelle ore precedenti quando, diciamo, i trend non sono definiti. Oggi si sarebbe potuto fare un bellissimo movimento in discesa e altrettanto movimento in salita che sta continuando adesso in tempo reale. Quindi vediamo delle discese ripide, ma che vengono ricoperte con altrettanta velocità. In tutto questo assistiamo a una cosa curiosa, nel senso che durante queste discese violente la volatilità aumenta, ma proprio il minimo sindacale. E quindi noi, come abbiamo già potuto dire tante volte insieme, quando il mercato deve scendere in maniera seria, ha bisogno di un aumento di volatilità, di preoccupazioni, mercati che comprano le opzioni a prezzi sempre più cari, quindi si coprono in questo modo. Questo non sta avvenendo, per cui i mercati attualmente sono solidi al rialzo. Andiamo a vedere invece sulla slide successiva, avevo parlato io nel canale del fatto che il grafico 4 ore dell'Eurostoxx Banks, quindi del settoriale bancario, avesse dato dopo, diciamo, tutta la corsa che ho fatto da metà ottobre in poi, con il super trend 4 ore, vedete tutta un'unica salita senza mai rifiatare un attimo, un minimo segnale di storno. Attenzione che ci sono due cose da valutare. Una, che dopo una grossissima salita ci potrebbe stare anche non una discesa immediata, ma quindi un po' di zigzag, quello che Martin Kring chiama il cosiddetto shakeout sui massimi. Dopo il trend prolungato è difficile vedere l'inversione completa del movimento, però l'idea che il mercato possa ritracciare almeno del valore minimo di Fibonacci, questo 23,6, confermando se dovesse arrivare appunto in area 92 che il trend è ancora forte, potrebbe essere un movimento fisiologico. Quindi da un punto di vista proprio didattico, l'idea è che ogni rimbalzo fino a area 95 possa eventualmente essere utilizzato come occasione per provare ad andare in area 92. È un future facile, immediato, 50, 50 è un bel numero da ricordare, sono il euro ogni punto. Vuol dire che se io opero a mio rischio con questo future al ribasso, vendendolo a 93 e ricomprandolo a 92, faccio un profitto di 50 euro e viceversa. Quindi il valore nozionale di questo future è dato dal valore che ha in questo momento, quindi 93 per 50, quindi due contratti sono 9.300 euro. Abbiamo sempre l'obbligo di sapere qual è il controllore nozionale che stiamo rischiando. Sulla destra invece abbiamo avuto sempre modo di commentare insieme con Giuseppe il pavimento granitico, veramente granitico per quanto riguarda il DAX, quindi che è dal punto di vista relativo più forte delle banche. Insieme avevo cambiato un parametro, lo facciamo in maniera molto rara, perché abbiamo visto che se volevamo togliere il falso segnale di inizio novembre, dovevamo cambiare in maniera appunto eccezionale il parametro del super trend a 4 ore del DAX a 3,7. Curioso, se è stato un caso o meno, ancora una volta, e anche oggi, dopo sei tentativi di pavimento che sono andati tutti a buon fine, nel senso che ha fatto il suo dovere come supporto, anche oggi il minimo che è stato dato è stato proprio in area 14.370, che si conferma per adesso un valore veramente ostico da superare al ribasso. Quindi i mercati ancora in Europa confermano la loro forza. Se andiamo invece nelle slide successive, ho cercato di vedere quali fossero gli asset in generale che stanno performando meglio oggi, non solo mercati azionari, ma abbiamo visto l'argento, quindi silver. Questo è un grafico a 4 ore sulla sinistra e 3 minuti sulla destra.
Notiamo tre trend interessanti sulla sinistra, sul 4 ore, movimenti che fanno anche un pavimento importante, ma quello che mi preme sottolineare è che dopo il dato, guardate la differenza rispetto ai mercati azionari. I mercati azionari ancora non hanno recuperato completamente la salita, quindi i valori che c'erano pre-14.30. Invece il silver sta dando dimostrazione di forza perché ha fatto proprio un'inversione non solo a V, ma addirittura è passato sopra i valori delle 14.30. Adesso il 3 minuti sarebbe, diciamo, in rosso, però tutto il movimento di salita ormai per la giornata si può considerare concluso. Alla slide successiva si vede la stessa situazione per il rame, il copper, che in più rispetto all'argento ha un po' di indicazione sulla, diciamo, sull'ottimismo che c'è sull'eventuale ripresa della domanda in Cina. Cioè, gli operatori normalmente guardano al copper come un elemento per dire i mercati sono in modalità risk on, stanno comprando rame oppure no. Anche qua sulla sinistra grafico 4 ore, sulla destra grafico a 3 minuti. Anche qua è la situazione simile rispetto all'argento, forza per entrambi, un po' minore per il rame, però sempre siamo sopra i valori delle 14.30, quindi ci attendiamo ulteriore forza per l'inizio della prossima settimana. Naturalmente ognuno ha il suo rischio. Quando io parlo dei grafici che abbiamo fatto vedere insieme le altre volte con Giuseppe, io vi ricordo sempre che sono ospite con gli amici di Vision Forex, e quindi potete iscrivervi sul loro canale Telegram con oltre 7.000 amici partecipanti, anche al canale YouTube dove c'è una bellissima bacheca di tutti i video che noi facciamo a fine settimana, ma anche quelli che loro fanno con grandissima passione, oppure le trasmissioni alla domenica sera con il prof. Angelo Ciavrella, al quale tutti noi siamo invitati a partecipare per avere un'idea di come impostare la settimana prossima. Io poi con Francesco Cerullo vi ricordo che sono sempre al mercoledì alle 9 come ospite fisso per vedere un po' l'apertura dei mercati europei per un'ora. Andando avanti, andiamo a guardare un po' il Nasdaq, perché anche oggi, fino a pochi minuti fa, era quello relativamente più debole, era attorno all'1% di ribasso, mentre il DAX in temporale è uno 0,55 più. Sulla sinistra, il grafico giornaliero col supertrend che sta disegnando una cosa interessante, perché è per il secondo giorno che il supertrend da settembre, che era in rosso, potrebbe far immaginare che questo rimbalzo non è solo un rimbalzo tecnico, ma essendo passato in verde e avendo l'area di 11.700 fatto da supporto dopo la candela di espansione di volatilità, l'idea è che eventualmente possa ricaricare le molle, magari andando verso il pavimento verde, però potrebbe esserci un tentativo di inversione. Sulla destra, quando io dico che il Nasdaq anche da un punto di vista intraday era più debole del DAX, si vede che dopo il calo delle 14.30, il rimbalzo in verde, il Nasdaq è passato un po' in rosso, adesso sta provando ad accelerare di nuovo in verde, mentre questo falso segnale tra le 18 e le 19 il DAX non l'ha dato perché è rimasto sempre in verde anche intraday di 3 minuti. Quindi la forza relativa dei mercati europei si conferma anche oggi. Non ho fatto slide per l'S&P 500 perché vi invito appunto a seguire le analisi che fa Giuseppe con passione su questo strumento finanziario che è molto importante. Fa delle analisi non solo statistiche ma anche grafiche, e spesso diciamo sono accompagnate, non sempre ma molto spesso, da ottime analisi con successo. Andiamo ancora a vedere allora che sta succedendo sull'Eurostoxx. Ho chiesto se io modifico il parametro che ho utilizzato per il DAX, l'Eurostoxx riesce a segnarmi bene tutti i movimenti fatti appunto da metà ottobre. Anche oggi, anche qui, con lo stesso parametro, riesco a individuare un'area di 3.936 con il supertrend 4 ore modificato in maniera appunto eccezionale, come il valore baluardo che il mercato ha provato a testare, ma dal quale è rimbalzato. Quindi, come chiusura di candela a 4 ore, segniamoci questi valori. Non sono valori perfetti, ma sono aree che noi dobbiamo monitorare. Fino a quando siamo in verde, non tentiamo dei ribassi contro trend, che ci facciamo male. È vero che i mercati sono molto tirati, però c'è anche da dire che, se andiamo a vedere la slide successiva, la volatilità proprio non ne vuole sapere di salire. Questo è il grafico del WoSTOX. In Europa abbiamo appunto questo
strumento finanziario che descrive appunto il costo delle opzioni sull'Eurostoxx 50, su 50 titoli più importanti, e abbiamo visto un calo continuo appunto da metà ottobre che ha accompagnato il rialzo dei mercati azionari. A un certo punto il grafico del Supertrend Standard con moltiplicatore 3,10 comincia a provare ad andare in verde, ma i mercati non scendono. E quindi sempre nei fine settimana scorsi avevo detto attenzione che se si accuccia di nuovo sul pavimento, potrebbe dare adito ancora a nuove accelerazioni rialziste dei mercati azionari per mettere in difficoltà chi è andato short contro trend. È passato in rosso, è tornato di nuovo in verde. Insomma, questi si possono considerare come standard due falsi segnali che però, se noi li associamo in maniera inversa ai mercati azionari, possiamo avere un'operatività un po' più coerente. Per concludere questa slide, noi abbiamo la volatilità che sta andando sui minimi, quindi i mercati ancora quindi vanno sui massimi. Se io volessi togliere questi due presunti falsi segnali, dovrei fare un grafico della volatilità, cioè mettendo il grafico del supertrend modificato successivo che ha un parametro di 4, vedo che fino a 21,5 il trend di discesa della volatilità è confermato, quindi trend di forza. Non possono i mercati scendere in maniera seria appunto se la volatilità non svolta al rialzo. Per eventualmente entrate aggressive, quindi salita di volatilità con contestuale mini ribasso degli azionari, ho tirato una linea dei minimi importanti attorno a 20,5. Prima di quel valore assolutamente non è il caso né di comprare volatilità né di andare a ribasso sui mercati azionari. Concludo con le ultime due slide importanti che sono l'euro-dollaro, 4 ore da un mese che sale, ha fatto anche 3 pavimenti importanti. Adesso quest'area di massimi è veramente molto curiosa, molto rara, dà l'idea di dei massimi molto fragili che possono essere sporcati magari con velocità al rialzo, dovuto al fatto che magari chi è short contro trend, come al solito, comincia ad andare in stress e quindi eventuali accelerazioni sfavorevoli potrebbero metterlo in difficoltà. Se noi evitiamo di shortare l'euro-dollaro, quindi comprare l'euro-dollaro praticamente, quando il supertrend è 4 ore verde, lo utilizziamo dal 2010, il primo grafico che abbiamo utilizzato con il supertrend, non dico che si fanno sempre utili, però si potrebbero evitare, soprattutto con la leva finanziaria elevata che dà questo strumento, di fare diciamo, delle operazioni in perdita, poi che magari vengono abbandonate. Ultima, ma non di minore importanza, il grafico dell'obbligazionario, perché c'è una interessantissima configurazione tecnica, cioè ci sarà nel giorno dell'Immacolata, l'8 dicembre, la scadenza tecnica trimestrale. Questo è il Bund, quindi il trentennale tedesco, quello che si muove di più volatile, più pericoloso. Ma noi andiamo a guardare il grafico a 4 ore, candele di espansione dove ho indicato la freccia verde, poi addirittura passa in verde di supertrend. Abbiamo avuto solo candele che non hanno mai violato in chiusura l'ultima candela di espansione verde, per cui il trend è esteso e probabilmente lo rimarrà fino alla scadenza tecnica. Allora io invito a non prendere questo, diciamo, come un'indicazione sicura, ma ognuno di voi vada a vedere indietro nel grafico cosa è successo attorno all'8 settembre, all'8 giugno, all'8 marzo, cioè in prossimità delle scadenze tecniche trimestrali. Quindi è tipico che mettono in difficoltà chi è andato short contro trend, quindi al ribasso prima della scadenza, questo future scade, quindi chi rimane con il cielino acceso deve per forza chiudere, ed eventualmente io in versioni ribassiste, tutti le aspettiamo, perché hanno già detto che anche in Europa i tassi devono ancora salire, quindi uno potrebbe anche pensare come fanno a salire gli obbligazionari se i tassi devono ancora salire. Questa è una ragione tecnica per cui stanno mettendo in difficoltà chi è short contro trend. Dopo l'Immacolata, se non vogliamo andare in vacanza prima del tempo a Natale, potremmo eventualmente attenderci qualche segnale oggettivo di storno, ma lo vediamo insieme. Io quindi con questo vi do ancora appuntamento mercoledì alle 9 per quanto mi riguarda. Appuntamento immancabile per tutti, è quello più seguito, quindi la domenica sera alle 21:30. Con il prof. Angelo Ciavarella, poi loro hanno anche un percorso formativo per chi fosse interessato, ma lo ascolterete appunto in quella sede. E io non faccio altro che ringraziare tutti, dare eventualmente la mia email che è massimo.vita@fastwebnet.it, se dopo Vision Forex volete anche iscrivervi al canale delle tartarughe, e non faccio altro che ringraziare Giuseppe, Francesco e il prof. Angelo, e vi do appuntamento alle prossime puntate. Ciao a tutti, buon fine settimana.
Hai trovato la nostra diretta interessante? Iscriviti al nostro canale YouTube, attiva le notifiche e resta sempre aggiornato su tutte le nostre news. Grazie e buona giornata.